Cut. Ciao a tutti appassionati di anime e manga, sono Alex, come sempre invito a seguirmi qui su YouTube, su Instagram, su Twitch, dove farò una diretta stasera alle 20, mi raccomando, c'è una bella roba interessante, parleremo anche degli annunci di Lucca, eccetera eccetera. Scrivete anche al gruppo Telegram per stare sempre aggiornati. Oggi farò la prima impressione di Shy, manga della Planet Manga, prezzo 4,90€. Più, ho visto leggermente più sottili dei soliti Tacobon, ma c'è anche il retro copertina. Allora, un manga sugli eroi, un po' anche se allontana, mi ricorda Hero Academia, come incipit, diciamo. Siamo in questo mondo dove esiste, è nato, non si sa per quale motivo, un eroe per ogni nazione. L'eroe della Germania, l'eroe dell'America, l'eroe dell'Inghilterra, l'eroe della Russia e l'eroe del Giappone, ovviamente. Che è poi appunto questa ragazza, Toru Mujiyama, conosciuta come Shai, suo nome d'eroe è Shai, però è una timidona senza speranza, molto timida, non riesce a relazionarsi con gli altri, si vergogna molto. Quando a un certo punto succede che in una ruota panoramica si blocca in un Luna Park e lei interviene, non una ruota panoramica, una giostra, ora ci penso, una giostra, si blocca, deve andare a salvare ovviamente le persone che sono rimaste bloccate. C'ha una specie di aiutante chiamato Ebio, che è una specie di granchio che fluttua. Questa cosa non l'ho capita neanche io, a parte dirgli c'è un problema e dove non fa altro, perlomeno per ora. Ma appunto va, salva persone e persone, quando a un certo punto l'ultima persona che gli resta, Iko Koshikawa, improvviso il suo vagone, si stacca e lei sta precipitando, e Shai riesce a bloccare in volo il vagone, però la ragazza risulta comunque ferita alla gamba. Lei si sentirà davvero in colpa e comincerà a sentirsi inutile. Dice: perché faccio l'eroina, non merito di farla, non sono riuscito a salvare. Tant'è che col suo stato emozionale non riesce più a trasformarsi, si trasformano tutte le volte verso un bracciale, e non riesce più a trasformarsi quando a un certo punto l'eroina della Russia, che particolarità di bere vodka tutto spiano, usa il teletrasporto e si presenta in casa e dice: guarda, per qualcuno che può salvare ci sarà sempre qualcuno che riuscirà a salvare, purtroppo noi eroi siamo limitati, non potremo mai salvare tutti perché non possiamo essere in tutti i posti contemporaneamente. Quindi comincia un po' a risollevarsi, frequenta scuola perché ovviamente è una ragazza, in Giappone ovviamente gli eroi sono tutti a scuola, alle superiori, al liceo. Cambia scuola, no, non è lei che cambia scuola, scusate, va a scuola e viene presentata una studentessa che altri non è, però appunto che Iko Koishikawa, la ragazza che è riuscita a salvare. Però si accorge parlando con lei che lei non ce l'ha con Shai, anzi la ringrazia perché gli ha salvato la vita sia di lei che di suo fratello che era con lei, e quindi la ringrazia, è molto riconoscente verso questa eroina. Quando a un certo punto compare una figura misterioso, ragazzo misterioso che scopriamo poi che verrà chiamato Stigma, che con un anello che si infila al dito della ragazza Iko Koshikawa, diciamo che un po' la trasforma, perché proprio questo anello si dice che trasforma le emozioni rinchiuse in profondità dell'animo, ma le emozioni malvagie, e le riporta alla luce sotto forma di cristalli che ricoprono il corpo della ragazza e li fanno un po' perdere la ragione. Shai riesce a cavarsela in qualche modo. La ragazza Iko Koshikawa scopre che Shai in realtà è la sua compagna di classe, cioè Teru, comincia a diventare amiche, e si scopre che attraverso Unilord, che è il rappresentante, quello che gestisce tutti gli eroi, che c'è un problema appunto sulla Terra di questo Stigma, che cerca di trasformare queste emozioni negative, non si sa bene per quale precisato scopo, e gli eroi, oltre a salvare nuovamente le vite, hanno il compito principale di trovare questo Stigma e sconfiggerlo. Allora, carino, faccio vedere giusto qualche stile di disegno. Alcuni personaggi li abbiamo visti poco,
per quello che sono caratterizzati, ecco. Proprio perché sono pochi, non posso dire la caratterizzazione che è. I disegni sono belli, però ecco, decido di non continuarlo, sinceramente, perché ho tante serie in corso e non mi porta nessuna novità. Se devo leggere un manga d'eroe, leggo My Hero Academia, sinceramente. Magari poi vengo smentito più avanti, divento una bomba, però ecco, per ora non mi voglia continuarlo, sinceramente. Sembra comunque qualcosa di già visto. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate, se l'avete visto, e noi ci vediamo al prossimo video.